Alessandro Fella, chi è la moglie dell'attore? Alessandro Fella è conosciuto dalla maggior parte dei telespettatori per essere stato Federico Cattaneo nel Paradiso delle Signore. L'attore però avrà anche un ruolo molto importante nella fiction Mediaset Maria Corleone, dove lo rivedremo presto. Da parte del pubblico aumenta quindi la curiosità su di lui, ed in tanti si chiedono chi sia sua moglie e i dettagli della sua vita privata. Alessandro Fella, ecco chi è sua moglie. Alessandro Fella è un attore molto conosciuto, soprattutto dopo il suo ruolo nel Paradiso delle Signore, in cui ha vestito i panni di Federico Cattaneo per lungo tempo. Adesso però l'attore verrà visto dai telespettatori, anche nella fiction Maria Corleone. Infatti, avrà un ruolo importante nella nuova serie targata Mediaset, che vedremo in questi mesi. Alessandro Fella, però, è un uomo riservato per quanto riguarda la sua vita privata, e per questo in tanti si sono chiesti chi sia sua moglie. Ebbene, Fella attualmente non è sposato e non lo è mai stato. Per quanto riguarda il suo stato sentimentale, l'attore che vedremo in Maria Corleone è sempre stato piuttosto riservato. Sui social preferisce condividere le immagini del suo lavoro, e molto spesso si mostra anche insieme alla sua famiglia d'origine. Al suo fianco però non c'è mai alcuna fidanzata. In un'intervista del 2021, però, Alessandro Fella aveva dichiarato di essere single e di non avere alcuna relazione in corso. L'attore aveva spiegato di essere completamente concentrato sul suo lavoro e che, essendo single, ha la possibilità di dedicare più spazio a questo. Non si sa, però, se dal 2021 ad oggi l'attore sia rimasto single. Sicuramente però non ha ufficializzato nessuna relazione e non ha parlato di eventuali fidanzate. Alessandro Fella, le curiosità e la carriera dell'attore. Alessandro Fella, pur essendo riservato sulla sua vita privata, ovviamente ha condiviso sempre molte informazioni sul suo lavoro e sulla sua carriera. L'attore è nato il 15 aprile 1988 a Milano, e fin da piccolo è sempre stato molto affascinato dal mondo della cinema e della recitazione. Per questo motivo Fella ha iniziato fin da subito a studiare per il suo sogno, diplomandosi nel 2015 presso il Teatro Stabile di Milano. Il suo esordio sul palcoscenico però è avvenuto qualche anno prima, nel 2011, quando ha iniziato a fare parte della compagnia teatrale, chiamata I Legnanesi. Nel 2015, dopo il diploma, è avvenuto il trasferimento a Roma, dove sono iniziate altre collaborazioni teatrali e, poco tempo dopo, l'inizio dei lavori nel mondo della fiction e della televisione. Innanzitutto, infatti, l'attore ha preso parte alla Compagnia del Cigno, e successivamente ha fatto il suo debutto a Il Paradiso delle Signore. In questo modo è diventato molto conosciuto dai telespettatori, e fra poco si vedrà anche nella fiction Maria Corleone. Voi che cosa ne pensate? Conoscevate già bene Alessandro Fella e siete felici di vederlo, anche nella fiction Maria Corleone? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, e iscriviti al canale, per ricevere gli aggiornamenti.